di quello che a un altro avverrà. Se qualcuno di amarmi smetterà, e se un altro il suo ladro fermerà, tu seguimi, tu seguimi, tu seguimi, tu seguimi, tu seguimi, tu seguimi. Se io voglio che lui resti o si accadrà, che un altro viva oppure morirà, che ti importa quello che succederà, e se tutto in questo mondo finirà, tu seguimi, tu seguimi. Pescatore di uomini, vieni dietro a me ed io ti darò la mia pace e la felicità. Tu seguimi, tu seguimi. Leggiamo insieme nella prima epistola ai Corinzi, al capitolo 5, iniziando la lettura dal verso 6. Il vostro vanto non è una buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito né con
lievito di malizie e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Possiamo sedere. Il nostro soggetto è: purificatevi dal vecchio lievito. La Bibbia parla di questo argomento e vogliamo ricordare che questo è un esempio del famoso schema valido da sempre: piccola causa, grande effetto. Poco di lievito, grandi risultati. Per produrre tanto pane, tanta pasta per pizza, non occorre moltissimo lievito, ne basta un po'. E così questa parola del Signore ci dà questo soggetto sempre attuale: purificatevi dal vecchio lievito. Nella settimana di Pasqua gli ebrei dovevano togliere il lievito da casa e mangiare pane azimo, cioè senza il lievito. La legge diceva: per 7 giorni mangerete pani azimi, fin dal primo giorno toglierete ogni lievito dalla vostra casa. E vorrei dirvi che nel simbolismo giudaico ebreo il lievito era quindi visto come una figura, un emblema del peccato, perché appunto era la corruzione della pasta, un po' inacidita produceva poi, messa nella pasta, la crescita. E vorrei dire che questa velocità nel crescere bene è anche vera nel crescere male. Purtroppo è inevitabile che questo accada. Ci sono testi della Bibbia che parlano in chiave positiva della velocità repentina della diffusione del regno di Dio, proprio come la parabola del regno riguardo al lievito dice, ma ci sono testi come questo invece che sottolineano il veloce dilagare del male. Noi vogliamo considerare 3 aspetti: purificatevi dal vecchio lievito, attingendo alle 7 dei momenti della vita del Maestro Gesù in terra. Vogliamo purificarci dal vecchio lievito guardandoci dall'ipocrisia dei farisei. Gesù disse: nel frattempo la gente si era riunita così da calpestarsi gli uni e gli altri. Non sempre viene detto che accadeva una cosa del genere, ma in questo caso accadeva. E Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Strano che dica questo dinanzi, tra virgolette, a un successo di popolo. Secondo i criteri moderni di comunicazione, Gesù aveva tutti i motivi per essere contento. Addirittura era tanta la gente che si calpestavano gli uni e gli altri. Ma il Maestro invece ne approfittò per dire: guardatevi dal lievito dei farisei, che è ipocrisia. Perché non tutti quelli che corrono a Gesù, non tutti quelli che affollano i luoghi religiosi cristiani possono con certezza essere definiti cristiani. Guardatevi dal lievito dei farisei. Chi sono questi farisei? Sono i seguaci di un'antica setta religiosa giudaica che si distingueva per la rigidità e la formale osservanza della legge di Mosè. Il fariseo più conosciuto dalla cristianità è certamente l'apostolo Paolo, che diceva, e lo ripeteva spesso, che era stato cresciuto secondo la rigida osservanza della legge di Mosè, essendo fariseo. La Bibbia dice che Gesù ci invita a guardarci dal lievito dei farisei, spiegando che è l'ipocrisia. Cosa è l'ipocrisia? È l'arte vile del fingere.
è un atteggiamento, un comportamento, un vizio di una persona che volontariamente finge di possedere certe credenze, opinioni, virtù, ideali, sentimenti, emozioni che in pratica non possiede, fa finta, recita. E io desidero dirvi che il lievito dei farisei, l'ipocrisia religiosa, quindi, è pericolosissima. Sembrano ciò che in realtà non sono. L'Apostolo Paolo dirà: aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegata la sostanza. Quando una persona tenta di ingannare altre con tali affermazioni, è in realtà un ipocrita, perché lui non è così. E quindi l'ipocrita è anche un bugiardo. È un ipocrita, un uomo che nella preghiera finge. Gesù ne parlò: quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Pregare per essere visti, che tristezza, che pochezza, ma anche che assenza di risultati. Noi vogliamo pregare per essere visti da colui che vede nel segreto. E colui, disse il Maestro Gesù, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Gesù affermò di chi prega per farsi vedere: questo è il premio che ne hanno. E disse lo stesso dei digiunatori: quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per far vedere che digiunano. Io vi dico in verità, affermò Gesù, quello è il premio che ne hanno. Dovete sapere che era così fortemente sentito il risveglio del digiuno acquisito dopo tempi duri e cattivi per il popolo di Israele, che poi la Chiesa primitiva ha continuato, ma per prendere le distanze da come lo osservavano gli ebrei e i giorni che loro usavano, la Chiesa primitiva cambiò questi giorni osservandolo in giorni diversi. Cosa è un digiuno? Non è una mortificazione di sé, non è neanche un modo per dimagrire, sempre gradito, ma non dottrina biblica. Invece il digiuno è un modo per pregare non stop, senza cioè dedicarsi a nient'altro che alla preghiera. E desidero dirvi che Gesù ci ha detto di guardarci dall'ipocrisia dei farisei, che è ipocrita nella preghiera, nel digiuno, ma anche nella vita cristiana e anche nel culto a Dio. Il Maestro Gesù disse: ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E vorrei dirvi che un cristiano che dice gloria a Dio, che ripete preghiere imparate a memoria, che sta sempre lì in qualche maniera a sembrare, ma è solo un essere artefatto, un uomo devoto, è in realtà un ipocrita. È anche ipocrita chi offre il culto a Dio in modo da farsi vedere soltanto. Gesù disse: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché divorate la casa delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. In realtà i cristiani maturi sanno la semplice ed elementare regola che possiamo riassumere in questa frase: a casa tua prega quando vuoi, in chiesa, nella casa del Signore, prega poco ma con fede. È importante che io e voi nella casa di Dio non facciamo delle preghiere lunghissime, perché vogliamo dare spazio a tutti durante i nostri culti. Gesù disse che rendevano invano il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Tutto ciò che noi facciamo deve essere precetto divino.
non tradizione, non usi, non costumi, ma deve essere scritturale, biblico, tutto contenuto nella parola del Signore. Guardatevi dal vecchio lievito, dal lievito dei farisei, che è ipocrisia, e la loro ipocrisia di fatto non li faceva andare in cielo, ma anche bloccava chi ci volesse andare. E il maestro disse: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente, perché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare. Ci sono tante persone che vorrebbero passare e che non vengono fatti passare, ostacolati da un religionismo ipocrita, da un modo di porsi che è in realtà falso. Ma ci sono alcuni che addirittura hanno una ipocrisia religiosa persino nel parlare agli altri della loro fede. Gesù non disse che costoro evangelizzano, Gesù affermò che costoro fanno proseliti, fanno discepoli. E Gesù disse: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando l'avete fatto lo rendete figlio della Geenna, allude al fuoco dell'inferno. Vorrei dirvi che dobbiamo guardarci dal vecchio lievito, a cominciare dall'ipocrisia dei farisei, che hanno una vita sbagliata nella preghiera, nel digiuno, nella vita cristiana pratica, nel culto, nell'ostacolare gli altri per il cielo, nel fare proselitismo invece che evangelismo. Ma dobbiamo anche purificarci dal vecchio lievito guardandoci dall'incredulità dei sadducei. La scrittura dice: allora capirono che non aveva detto loro di guardarsi dal lievito del pane, ma dall'insegnamento dei farisei e dei sadducei. Chi sono questi sadducei? Strano, ma erano soprattutto sacerdoti. Perché sadducei? Si dicevano discendenti da Sadoc, sacerdote del tempo di Davide. Perché strano? Perché da religiosi tu non ti aspetti che non credano dopo la morte in un'anima viva, ma credono che morirà. Inoltre non credevano nella resurrezione, non credevano nella retribuzione, ricompensa del bene o del male, a secondo di come avrebbero vissuto. E io vorrei dirvi che noi dobbiamo guardarci dall'incredulità di queste persone che hanno questo tipo di insegnamento. L'incredulità è un ostacolo oggi e sarà un ostacolo domani e quindi per sempre. È un ostacolo all'autentica teologia, all'autentica dottrina biblica cristiana, perché quando tu senti dire a persone che dovrebbero essere dei religiosi non c'è resurrezione, allora tu capisci, tu comprendi che quella religione è falsa, è una patacca. E guai a chi si lascia illudere dalle falsità e dalle false copie. L'incredulità è un ostacolo al soprannaturale e loro ne sono gli alfieri, i portatori. Strano che dei religiosi, degli uomini sacerdoti non credessero a questo. La Bibbia dice dell'incredulità che Gesù a Nazareth, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti, salvo che imposte le mani a pochi ammalati li guarì. La cosa che vogliamo subito sottolineare è che non riuscì la loro incredulità a bloccare del tutto l'esercizio del vero e proprio ministero di guarigione del Signore Gesù. Ci piace considerare che il Signore può fare miracoli dovunque e che non c'è suolo troppo arido e ostile che possa mettersi tra noi e Dio. Dio può fare ogni cosa, ma certamente l'incredulità è un ostacolo sempre.
anche in famiglia. Ricordate quel padre? L'ho portato dai tuoi discepoli, non hanno potuto far niente. E Gesù, tu mi stai dicendo se posso? Ogni cosa è possibile a chi crede. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Se hai una famiglia tormentata, è importante andare a Gesù, è importante credere in Gesù, e Gesù potrà trasformare la situazione. C'è un libro che per anni, dopo la Bibbia, è stato il best seller dei libri a livello mondiale, Il pellegrinaggio del cristiano. E in quel libro John Bunyan, lo scrittore, l'autore, descrive questa immaginaria lettura che noi facciamo di questo libro, che quando esce dalla città della distruzione quel pellegrino si reca alla città celeste, e in questo viaggio raccontato in questo libro immaginifico, dalla città della distruzione alla città celeste, ci mette saggiamente subito la palude dello scoraggiamento. Lo scoraggiamento è un problema per tutti noi. Tutti noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati. È la nostra natura terrena che sente, avverte questa vulnerabilità della vita, dell'esistenza, di ciò che accadrà domani, degli affetti e così via. Beh, nel viaggio che facciamo dalla città della distruzione dove eravamo alla città celeste dove siamo diretti, non dimentichiamo mai che è vero che passeremo per la palude dello scoraggiamento, che è vero che è una palude e che quindi cercherà di inghiottirci e che quindi cercherà di fermarci come il pellegrino del libro Il pellegrinaggio del cristiano. Ma noi ce la faremo, perché anche laddove stessimo affondando nella palude, verrà il Signore, ci prenderà per mano e ci tirerà fuori. Gloria al suo nome. Il nostro nemico infernale è un codardo e assale i deboli. Li vuole fermare prima che si facciano abbastanza forti da creare problemi per il suo regno. Non accetta che qualcuno gli esca dalle mani. Non a caso amiamo ripetere delle nostre iniziative evangelistiche: avremo una campagna evangelistica. È un termine militare, perché quando la Chiesa evangelizza, va a fare da evangelista e predica strappando al nemico le anime e conducendole ai piedi della croce. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è pure, anzi la loro mente e la loro coscienza è impura. Noi vogliamo rifiutare l'incredulità per essere puri, per non lasciarci coinvolgere dal male, e desideriamo dire a ogni uomo, a ogni donna: puoi avere una vita pura. Ci sono dei giovani che si danno da fare per propagare e diffondere l'idea della purezza. Esistono anche delle associazioni di giovani che ritengono forte il valore della purezza, e a volte sono andati anche in TV a parlarne. Li hanno osservati come delle persone un po' strane, ma io desidero dirvi che la purezza è il diadema del giovane cristiano. Mentre il giovane non cristiano si è sporcato fin dall'inizio delle sue cattive esperienze, il giovane cristiano potrà avvicinarsi al giorno del matrimonio come una giovane, come un giovane puro che dice: io appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me. Importante è ricordare, vediamo, che non vi poterono entrare in Canaan, nella terra promessa, a causa della loro incredulità. Non ci hanno creduto che era possibile arrivare dall'Egitto alla terra promessa, e a causa della loro incredulità non sono entrati.
Erano così preoccupati per i loro figli che sarebbero morti nel deserto, ma nel deserto ci morirono loro. E invece i loro figli entrarono nella terra promessa. Non poterono entrare a motivo della loro incredulità. Noi invece vogliamo credere che noi entreremo nella Canaan celeste, nella nuova Gerusalemme, nella città di Dio, dove vedremo faccia a faccia il nostro benedetto Salvatore. Ma c'è una terza e ultima cosa: purificatevi dal vecchio lievito. È anche un invito a guardarci dalla mondanità degli erodiani. Anche loro sono citati nella parola di Dio. Gesù ammoniva i presenti alle sue riunioni dicendo: guardatevi dal lievito di Erode. Perché? Gli erodiani occupavano posti importanti ed erano favorevoli ad Erode e ai romani che lo avevano messo lì come re, appoggiando quella che veniva chiamata l'ellenizzazione della nazione. In che consisteva? Imporre il costume, il modo sociale di vivere greco-romano alla nazione ebraica, di sé e per sé molto chiusa, che rifiutava le aperture. E così Erode pensò: li mondanizzerò io, ci penserò io. Perché questi erodiani sono la figura della mondanità? Perché Erode cominciò a costruire anfiteatri dove invitare gli ebrei molto rigidi e separati da ogni forma di mondanità agli spettacoli. Non sarebbero mai andati, ma Erode li attirava con questi spettacoli gratuiti. E poi costruì dei grandi stadi dove c'erano certi giochi e veniva praticato lo sport dagli atleti nudi, un obbrobrio, uno scandalo per i credenti ebrei. I fratelli ebrei e i primitivi cristiani non partecipavano a queste iniziative. Ma oggi cosa sarebbe la mondanità? Gesù ci ha parlato di questo, la Bibbia parla di questo. La Bibbia dice che la mondanità è lo spirito del mondo, quindi la mondanità è uno spirito. È uno spirito che ti prende e che ti fa sembrare essenziale, importante, avere quello che hanno tutti. Perché ti fa dire la mondanità dovremmo essere diversi dagli altri? La mondanità si è espressa quando il popolo ha detto al vecchio profeta Samuele: noi vogliamo un re come tutte le nazioni, non vogliamo essere diversi, non vogliamo un governo direttamente da Dio, detto e cosiddetto teocratico, governo di Dio. Noi vogliamo un governo monarchico, con un monarca, un re che vada davanti a noi nelle nostre guerre, che regoli le nostre faccende. Il profeta li mise in guardia: si prenderà i vostri figli per l'esercito, li impiegherà a corte, li userà nella pubblica amministrazione, ma non vollero sentire ragioni. Vorrei dirvi che il lievito di Erode è ancora oggi forte. Cosa oggi potrebbe fare? Per esempio, fingersi adoratore. Ricordate i tre magi, da chi dovevano andare? Ovviamente dal re in carica. È nato il figlio del re. Erode non aveva un figlio che era nato. E così, da vecchia volpe, così era chiamato, cercò di informarsi. Quando è che doveva nascere? Stabilirono una data, rivelarono: abbiamo seguito una stella. Allora andate e quando l'avete trovato fatemi sapere. Per la grazia di Dio il Signore non glielo fece fare e così fu evitata una strage maggiore. Ma desidero dirvi che scampò Gesù, purtroppo non gli abitanti di quella città, perché come previsto dal profeta, purtroppo ci fu una strage. Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme, dall'età di 2 anni in giù. Ripetendo la vecchia
metodologia diabolica. Ricordate chi fu anche un assassino di bambini? Faraone. Vedendo la crescita enorme del popolo del Signore di Israele in Egitto, temendo che gli ebrei diventassero troppo forti e numerosi rispetto agli egiziani, ordinò: ogni maschio sia ucciso e gettato nel fiume. Uno di quei maschi non fu ucciso, ma fu lasciato nel fiume. E ironia, divenne suo figlio, perché la sua figliuola lo adottò, crebbe a corte, ebbe la migliore delle preparazioni. E da grande Dio poi lo chiamò attraverso tante vicissitudini e fu Mosè, salvato dalle acque. Ci piace considerare che il lievito degli erodiani, cioè la mondanità, vuole ostacolare la nascita di Gesù, non più in terra, ma nei nostri cuori. Perché ogni uomo che accetta Gesù, dice la Bibbia, nasce di nuovo. Ma la mondanità ci fa anche cercare di cogliere nel fatto i cristiani genuini. È scritto che gli mandarono alcuni erodiani per coglierlo in fallo con una domanda. Che tristezza quando qualcuno cerca di avere delle risposte per cogliere in fallo e non perché le vuole utilizzare per la propria crescita spirituale. La mondanità è anche un contagio, perché il cattivo esempio contagia gli altri. Il lievito, abbiamo detto, anche in senso negativo, oltre che positivo, corre veloce. E Erode il tetrarca fu rimproverato a proposito di Erodiada, moglie di suo fratello che lui si aveva preso, e per tutte le malvagità che aveva commesso. Cosa potete aspettarvi da un re che contagia il regno con tutto il male possibile e immaginabile? Ovviamente la mondanizzazione del suo regno. La mondanità vuole anche una forma di religiosità, ma in realtà è solo spettacolarizzazione della religione. La Bibbia dice di Erode che sperava di veder fare a Gesù un miracolo, e lo sperava da lungo tempo. C'è gente che è assetata dei miracoli, ma non vogliono un miracolo per andare a Gesù, vogliono un miracolo per il miracolo. Anzi, alcuni purtroppo chiedono miracoli, li ricevono e dopo che l'hanno ricevuto, ahimè, se ne allontanano dal Signore, portandosi a casa il miracolo. Noi vogliamo pregare: Signore, guardaci da una mondanità che non ci vuole far rinunciare alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, santamente. La mondanità, infine, concludendo, vuole ostacolare il lavoro della parola di Dio in noi. Dice la Bibbia: poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità delle altre cose, penetrati in loro, soffocano la parola che così riesce infruttuosa. Io e voi vogliamo invece affermare insieme alla realtà della Bibbia: Signore, vogliamo essere purificati del vecchio lievito e vogliamo invece fare quello che abbiamo letto qui nel verso 7, anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, ma con gli azimi, cioè pane senza lievito, della sincerità e della verità. Vuoi tu essere un vero cristiano? Sii sincero, sii vero. Non essere artefatto, non essere ipocrita, non essere mondano, non essere incredulo. Ricordalo e ricordalo sempre. Dio vuole che dobbiamo essere una nuova pasta senza lievito, perché Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato per assicurarci e garantirci tutto questo. E al Signore sia per questo la gloria, nel nome di Gesù, benedetto in eterno.